Buongiorno amici, questo è un mini video che devo fare per la mia amica Laura, che mi ha chiesto, vuole vedere come faccio le cipolle caramellate per preparare delle salsine adatte sia alla bruschetta sia agli arrosti freddi. Adesso proseguiamo con il video. Intanto mostro che ho tagliato 3 cipolle rosse di Tropea e ho preparato 2 cipollotti freschi e poi proseguiamo man mano con i vari passaggi. Allora, dopo aver tagliuzzato le cipolle a cubettini, a dadini di un centimetro e mezzo, io le metto a stufare a fiamma moderata ma non bassissima con un bicchiere e mezzo di acqua. Questo è il procedimento che seguo io. Molti usano procedimenti diversi, e alcuni usano lo zucchero di canna. Io intanto adesso le lascio appassire nell'acqua e aggiungerò soltanto della glassa di aceto balsamico e dei 2 cucchiai di marmellata di prugne a fine cottura. Vi assicuro che viene un prodotto ottimo, squisito, sia per le bruschette sia per gli arrosti. È una salsa veramente deliziosa. Ci vediamo più tardi. Ecco, le cipolle cominciano a stufarsi, ad appassirsi bene, l'acquetta si asciuga. Vi ho fatto vedere intanto il primo passaggio di come cominciano a trasformarsi le cipolle. Ci vediamo fra un pochino. A questo punto, che le cipolle si sono ristrette, io ho aggiunto un cucchiaio abbondante di olio extravergine e del sale. Quello lo assaggerete a seconda dei vostri gusti, però insomma un po' di gusto salino ci vuole. E le facciamo ancora stufare un altro pochino. Questo è un altro passaggio. Dopo aggiungeremo della glassa di aceto balsamico, ma andiamo per gradi. Intanto ecco, le facciamo stufare in modo tale che non sappiano proprio di cipolle lesse. Ora ci abbiamo messo un pochino di olio e già il sapore del sale gli dà un gusto diverso. Olio e sale, continua la cottura. Ecco, ora aggiungiamo un po' di glassa e aceto balsamico. Ecco, così va bene. E mescoliamo. Si sente già un profumo diverso, La glassa gli dà un aroma particolare. A questo punto si aggiunge un po' di confettura di prugne, un cucchiaio e mezzo, 2 cucchiai, e si continua a stufare. Ecco, ora io per dare una sorta di carattere a questo composto ci metto sempre una spruzzatina di peperoncino in polvere. Perché? Perché il composto dolce e agro al tempo stesso che gli dà il sapore agro la glassa di aceto balsamico, però risulta sempre un pochino sdolcinato. Invece con una punta di peperoncino lo fa diventare grintoso e vi assicuro che sulle bruschette o sugli arrosti freddi è deliziosa. Ecco qua, un po' di peperoncino. Ecco, a questo punto ho trasferito il composto nel barattolo del mini pimer e gli do proprio un'unica botta per alleggerire un po' il composto, ma non deve essere cremificato, Basta così. Ecco qua, il composto è pronto, vedete il tipo di cremosità, vedete che non è né pappetta e né pezzi interi. Diciamo che è un po' granuloso, molto buono, profumatissimo. E ecco, qui è pronta una fettina di pane. Per ora non ho bruschettato il pane perché è stata solo una cosa indicativa, però è deliziosa con il pane bruschettato e si può conservare non più di 3 giorni in frigorifero perché non è una vera confettura, non ci sono neanche conservanti, però ecco, è ottima. Si può conservare in un barattolino come questo o in un barattolino proprio con il tappo, ma diciamo non più di 3 giorni, e poi usarla secondo le indicazioni che vi avevo dato prima,
sugli arrosti freddi è delizioso e altrettanto sulle bruschette. Buon appetito!